Ciao a tutti ragazzi, stasera mi sono messo alla prova e ho fatto la stessa canzone con due batterie diverse, gli stessi microfoni. Ho preso una batteria più economica che avevo, sarebbe la Dixon Demon, ve l'ho detto, è una batteria in acero che all'epoca costava intorno ai 400 euro. Gli ho aggiunto anche un timpano da 16 di marca sconosciuta che ho riverniciato nero opaco insieme alla batteria. Questa cassa fu tagliata all'epoca perché mi serviva uno strumento veloce, quindi è una 22x14. Invece l'abbiamo una 24x18, la Satino, la DV Satino, abbiamo i piatti migliori, rullante Supraphonic 14x5 degli anni 60, qua il Tama Superstar in betulla che si trova a 50-60 euro. Comunque economico, con piatti economici, tranne il Raid e uno Zildjian, però non avevo piatti economici per fare il confronto. Confronto con DV, Satinoil e tutto. Allora, mo ve lo dico brevemente. Questa qua mi ha dato sempre grosse soddisfazioni e veramente c'è tanta roba. Però la percezione del suono bello lo avete addosso e soprattutto quando fate dei palchi e soprattutto quando fate vari luoghi. Questa qua ha una matrice, un carattere ben preciso e poi più la suoni e più aumenta il suono. Questa qua, arrivata a un certo punto, potrebbe, come si dice, arranca, però non è così tanto, perché forse questa fra le economiche è stata la batteria che io ho adorato di più. Però c'è anche un fatto da considerare, che più suonate gli strumenti, meglio suonano. Non c'è niente da fare, il tuo strumento è quello che suona meglio, quello là che utilizzi di più, ok? Poi vabbè, non è che se spendi 10 volte di più avrai il suono 10 volte tanto. No, non funziona così. Funziona come la Formula 1. Per scendere quel decimo di secondo spendi milioni di euro in più rispetto a quello che non è riuscito a scendere quel decimo di secondo. Spero che il paragone, il confronto, l'esempio, sia giusto. Vabbè, comunque ascoltatela e datemi una vostra opinione. Comunque a di voi, eh. Is there anyone
A distant ship's smoke on the